Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. Sveglio molto presto. Benvenuti nella Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto. Mi impegno tutto il giorno. Vivi Centro TV. E son convinto. Lucia Anicelli. Oggi vivere. Bruno Mancini. Sia solo una battaglia. Roberta Panizzi. Combattere. Antonio Mencarini. Mi ritrovo a passeggiare. Luciano Somma. Da solo nelle strade. Katia Massaro. Nunzia Zambardi. Nel tentativo. Sasha Savastano. La pace. Enzo Boffelli. La felicità come una vi presentano volta. L'antologia poetica Ischia, mare e poesia. Ma una volta e vi c'eri tu, una piacevole serata. Che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci. Buonasera a tutti, benvenuti in biblioteca, con grande entusiasmo che vi saluto, vi presento appunto, se non del tutto, quantomeno vi do il primo saluto per uno degli eventi che ho fortemente caldeggiato già da quest'estate, quando ci siamo incontrati con alcuni di voi nel meeting all'Hotel Miramare. In effetti mi ha entusiasmata da subito il progetto La Mia Isola, che in realtà è la nostra, che in realtà con diciamo, la sua molteplice, con i propri molteplici canali emozionali attraverso appunto l'arte, la poesia e in quell'occasione la musica. Questa sera avremo un'altra forma diciamo d'arte che ci tratterà in un intermezzo tra una poesia e l'altra. Devo dire, mi è entusiasmata da subito e continua a emozionarmi, e mi piaceva che in occasione delle vacanze natalizie la biblioteca si aprisse a questo momento per l'appunto emozionale, in modo tale da augurare a voi tutti, così come a me stessa, un anno ricco di momenti di proprio comunitari come quello che questa sera stiamo vivendo e stiamo per vivere. E non potevo che affidarmi diciamo alle mani esperte di Bruno, di Bruno Mancini, di Roberta Panizza, di Sasha Savastano, che appunto accolgo con grande entusiasmo, così come accolgo voi per l'appunto, e mi auguro che appunto questa serata possa per l'appunto, scusate se mi ripeto, ma è quello il leitmotiv di questi incontri, possa emozionarvi. E ringrazio appunto tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, non vorrei dimenticare nessuno, quindi mi limito ecco, a ringraziare così genericamente chi vedo davanti, ecco Katia Massaro, Clementina Petroni, Nunzia Zambardi, ma ringrazio soprattutto voi altri che avete voluto partecipare a questo incontro. Per la biblioteca è una grande occasione, è l'occasione perché appunto moltissime facce, almeno non ho termini, possano prendere contatto appunto con una realtà che per lungo tempo ha fatto la propria parte sul territorio e che deve fortemente raggiungere tutti. E non a caso ho coniugato diciamo, con questi incontri un momento strettamente proprio bibliografico con una mostra che è alle mie spalle nella sala posteriore, che è una mostra sulla produzione scientifica di un naturalista locale che è stato il canonico Francesco Iovene. E so che in effetti sembra quasi un voler
voler catturare l'attenzione verso un altro tema, ma a mio avviso la biblioteca deve comunicare, deve dialogare con i propri fruitori attraverso molteplici iniziative e attraverso soprattutto molteplici proprio tipologie di incontro. E una mostra bibliografica racconta la propria biblioteca, è materiale che non è in catalogo, per cui quando volete in queste sere c'è quest'altra occasione. Ma soprattutto io ho manifestato già il mio entusiasmo per la poesia come forma d'aggregazione e continuo a rimanerne assolutamente convinta. E la biblioteca doveva anche dare voce a questa forma di, appunto, di è una cassa di risonanza, quindi in effetti deve parlare anche di poesia, perché il territorio ne parla attraverso tantissime personalità e soprattutto attraverso tantissimi non solo poeti, ma soprattutto attraverso tantissimi artisti che riversano la propria poesia in diverse forme di espressione, dalla fotografia all'arte, così come al teatro, per cui è giusto che la biblioteca accolga anche e soprattutto queste forme. Vi auguro una buona serata, così come le altre, poi avremo occasione di vederci e di poterci conoscere, di poter comunicare su tante tematiche, perché la biblioteca sia anche un punto di non soltanto diciamo un posto nel quale, ecco, chi è da quel lato deve assistere passivamente, ma un punto di dialogo e di incontro. Quindi se vi fa piacere, dopo abbiamo occasione anche di poter scambiare qualche opinione. Passo la parola a Roberta Pagliuzza. Buonasera e benvenuti a questo incontro con la nostra isola, che questa volta ha trovato nella Biblioteca Antoniana luogo ideale per esprimersi. E ringrazio a nome di Bruno Mancini, ma ideatore del progetto La Nostra Isola, e a nome di tutti i componenti del gruppo, la direttrice della biblioteca, dottoressa Lucia Nicelli, che fin da subito è stata entusiasta sostenitrice delle nostre iniziative. Ricordo a tutti i presenti che questa è solo la prima di una serie di serate che proseguiranno domani, sempre qui alla biblioteca alla stessa ora, e dopodomani all'hotel del Parco Verde, e proseguiranno poi il 3-4 gennaio, sempre qui alla stessa ora, e il 14 e 15 gennaio. Prima di entrare nel vivo dell'incontro vorrei ricordare che oggi ci troviamo qui a presentare in anteprima l'antologia poetica, la quarta delle antologie poetiche elaborate nell'ambito del progetto La Nostra Isola, dopo un percorso iniziato ormai 2 anni fa. Da allora le soddisfazioni sono state innumerevoli e vorrei elencare solo le più importanti: le antologie realizzate, sponsorizzazioni varie, presenza sui media della carta stampata, il Golfo e il Corriere dell'Isola, presenza in servizi trasmessi dall'importante emittente televisiva Teleischia e presenza su radio e TV web. Inoltre vorrei ricordare le persone che hanno occasionalmente collaborato o collaborano al progetto: Lucia Cassini, Nicola Pantalone e la compagnia teatrale Artetica. Inoltre le persone che si sono unite al nostro gruppo in maniera stabile, diventando componenti essenziali del progetto: il poeta Luciano Somma, la nostra voce Antonio Mencarini e Sasha Savastano, che è qui al mio fianco, ha detto stampa e alle pubbliche relazioni. Siamo quindi qui a presentare la nuova antologia Ischia, Mare e Poesia. Si tratta di una raccolta poetica di autori che, sponsorizzati o autosponsorizzati, si presentano con 4 poesie e una breve introduzione biografica. Tali poeti sono già da tempo nel gruppo La Nostra Isola, o comunque da tempo simpatizzanti, e abbiamo inoltre utilizzato alcune sponsorizzazioni per creare una sezione dedicata alle nuove proposte, e in essa abbiamo inserito quelle voci poetiche che, segnalate dai nostri pionieri, ci hanno maggiormente convinti. Questo perché lo sviluppo delle iniziative tese a far sì che la poesia si ricollochi sul palco di primo piano che essa merita
ha portato innumerevoli nuovi poeti a chiedere di poter essere presenti nelle nostre antologie. Tutto questo si inserisce nel programma che abbia obiettivo a medio termine la presentazione di un'antologia nazionale con 100 autori che riterremo maggiormente significativi tra coloro che non hanno una linea editoriale a propria disposizione. Nell'antologia sono inoltre presenti fotografie di opere di artisti dell'immagine quali Liga Labrinska, Clementina Petroni, Francesco Mattera e Nunzia Zambardi. Per finire, prima di passare il microfono a Sasha Savastano, vorrei dare un'indicazione sulla struttura della serata. Ci sono due momenti poetici e nell'intervallo di questi un piacevole momento di cabaret tenuto da Enzo Boffelli. E avremo anche la gradita presenza dell'ospite di questa serata, Gaetano Di Maglio. Adesso passo il microfono a Sasha Savastano. Grazie Roberta. È con certo timore reverenziale che intervengo oggi, ancora un po' intontito come credo tutti voi, con il lavoro di natalizio, per presentare l'ultima fatica nata nell'ambito del progetto La Nostra Isola, di cui mi pregio di far parte ormai da 2 anni. Il nostro è stato un lavoro meticoloso, difficile, ma a suo modo rivoluzionario e per certi versi addirittura, secondo me, epocale. E non me ne vogliate per quello che può sembrare una mera esagerazione lessicale. Iniziative che come la nostra riuniscono un insieme tanto eterogeneo di artisti di ogni tipo con l'unico obiettivo di riportare l'arte e la poesia in particolare su un palco di primaria importanza nell'economia della società italiana, sono ormai rare come la neve d'Arabia, nonché spesso di rilevanza troppo circoscritta e settoriale per poter fare davvero la differenza. Nel presentare Ischia Mare Poesia vi proponiamo una raccolta tanto genuinamente ischitana quanto autenticamente cosmopolita, ricca dei contributi di artisti isolani di grande esperienza come Franco Calise e dell'indiscusso talento visionario anche di artisti stranieri come la lettone Liga Labrinska. A questo proposito potremmo considerare tutto questo come la testimonianza di un vero e proprio gemellaggio che si è verificato tra noi e la Lega Baltica, di cui vi parleremo più avanti. Ma noi non ci fermiamo qui. La grande forza delle nostre idee consiste appunto nel nostro categorico rifiuto di fermarci e di sederci sugli allori di quanto finora raccolto. Grazie all'appoggio di una serie di media impressionante, in questa sede vale la pena di ricordare le 2 testate isolane che per prime hanno avuto il coraggio di seguirci, cioè il Gulfo e il Corriere dell'Isola, le nostre iniziative stanno avendo grandissimo risalto a livello internazionale. Un successo questo testimoniato congruamente anche dal prossimo inserimento delle antologie all'interno dei cataloghi di colossi internazionali quali Amazon.com e Google Books. Tutto ciò rappresenta l'ingresso di un nuovo mondo di possibilità che porterà de facto il numero dei nostri potenziali lettori a centinaia di migliaia di unità. Ma c'è di più. Stiamo studiando, ad esempio, alcune modalità di diversificazione del prodotto, in modo da ampliare il target finale e sfruttare al meglio le sinergie con settori non direttamente correlati al nostro mondo. Pensiamo, per dirne una, ad antologie create ad hoc per l'esposizione e la vendita in strutture turistiche, ricche queste antologie di informazioni utili per i visitatori ed eccellenti lettori quindi della nostra cultura e delle opere dei nostri autori. Stiamo costruendo, e siamo già a buon punto, una rete interregionale di personalità vicine al progetto La Nostra Isola, in modo da estendere il nostro raggio d'azione all'intero paese. È il caso di Virginia Murru per la Sardegna, di Emanuela De Stefano per il Lazio, di Nunzia Binetti per le Puglie, di Antonio Mencarini, che sarà con noi il 4 gennaio, per la Lombardia, di Veronica Bidone per la Sicilia e di tanti altri ancora per limiti di tempo, non vogliamo e non possiamo menzionare. Stiamo costruendo, lentamente ma decisamente, una vera e propria rete distributiva indipendente, sul modello di quanto accade in realtà ben più consolidata della nostra, un modo quindi da far giungere autonomamente il prodotto ovunque, anche senza l'ausilio delle catene internazionali che menzionavo poco fa. Stiamo realizzando, e concludo, dei format televisivi e radiofonici tramite cui saremo in grado di trasmettere i nostri contenuti a livello multimediale, grazie anche all'appoggio di preziosissimi partner online quali Vicentro.org, Ischia Blog, Poesie e dintorni, Arte in linea con i tempi, Arcipelago Campano e tanti altri.
questo senso il primo esperimento, insomma, in questo senso è la diretta online dell'incontro Virgo, di cui siete tutti testimoni e protagonisti al tempo stesso. Quindi fate un bel applauso perché siete in diretta sul web con tutti i miei amici. Un altro tentativo, un'altra strada che vogliamo provare a seguire perché ci fa piacere pensare di essere sempre un passo avanti. Diamo ora spazio agli artisti e alle loro opere, a cui credo vi abbia rubato anche troppo spazio. E grazie a tutti per aver scelto di la nostra compagnia una serata ancora ricca della magia natalizia. E per restare in tema, magia fatta sempre rima con poesia. Leggiamo adesso le poesie della prima autrice, non Sabinetti. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri... Che è nata e vive in Puglia. Il suo incontro con la poesia è avvenuto assai presto, durante l'infanzia, ed ha proseguito e prosegue nonostante si sia dedicata agli studi di medicina prima di lettere poi. È presidentessa della FIDAPA di Barletta, associazione che promuove la donna nelle arti, nelle professioni e negli affari. Si interessa ed è appassionata di critica letteraria. A me piace dire che la poesia della Minetti è una poesia dell'anima, i cui moti, attraverso una metodica approfondita introspezione, vengono scomposti, analizzati e riproposti. Si tratta di versi ricchi di significati, come solo chi ha una buona dimestichezza con le potenzialità della poesia può e sa fare. Ma il messaggio della nostra poetessa non sarebbe così forte ed incisivo se non poggiasse su una forma lessicale ricca, precisa e allo stesso tempo delicatamente poetica, espressione di così profondi concetti interiori. Ora la nostra lettrice, la nostra voce di questa sera, Katia Massaro, ci leggerà quattro poesie della... Buonasera a tutti. Perdonatemi per la voce, perché sono un po' raffreddata. Non si abbinetti, Requiem. Ed i braccia l'estate brucia il biondo dei liti. Liturgia di una notte, il nero squarciato da quel tanto che basta. È la luna. Resta acceso un suo quarto. La pena si gonfia, distonia, il lamento randagio dei gatti. Ogni altrove divora il silenzio. Ha un odore di mare l'estate, dell'ira, liquefatto catrame delle ceste, il guasto di un frutto disfatto, più di un fiore si piega ferito. E la chiamano vita l'estate, mentre il requiem compiuto, e da lei mi sottraggo, torno indietro all'inverno, mi raccolgo fra gocce di liquido amniotico, stringo i pugni in preghiera sul viso, prima d'essere. E spero. Aprile. Se poi ci pensi, aprile non è un mese, solo lo schiudersi di un uscio al dopo. Ti senti attraversata da magnitudini mentre sei donna e studi la parola e poi la provochi, la scindi meglio dei cieli sporchi e carichi di nuvole. Ancora. Ancora, il cuore stanco dentro e lo scolpisci, aspetti il verde unto sotto le polveri, rosi nel tempo e lo sai miracolo ed errore. La primavera è prato di illusioni, la bugia grande che ti elide tra sonno e fasci incisi di uno strano sole. È madreperla e di imprecise iridescenze gode infelice. Novembre. A questo paesaggio piatto, senza fianchi né semi, mi tiene aggrappata la vita o qualche novembre che spreme olive come fossero arance e muove ogni cosa, ma in punta di piedi il gesto sommesso per cui sono caduta. La morte la sento venire a un rumore metallico.
ed io sono vetro, tintinno. Via la luna. Ah, questa luna, luna grassa più che piena, questa chiusa a cerchio di morbidezze, chiazze nere e necrosi nella sera, sospira pallida, mezza malata, oscurala, estinguila, tradiscila, colpiscila, strisciala, strappala, ma prima dipingimi le aurore nella mente, stupiscimi gli odori, che tu non sia fiore, però sei ancora di campagna primavera. Ormai è assodato, e quando lo sei stato io non c'ero, bighellonavo in purezza, tra spore d'amore artificiale, geneticamente modificato. Tienimi in un pugno come ti piace fare, sarò minuta come una mosca, mi nutrirò di foglie e di radici, perderò peso, peso, sarò, sarai mia preda. Ora leggiamo le poesie del secondo autore di questa sera, che ha pubblicato appunto, di cui abbiamo pubblicato le poesie nell'antologia Ischia Mare Poesia. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'era... Il sindaco di Luciano Somma, che è nato a Napoli nel 1940 e ha iniziato a scrivere versi fin dall'età di 13 anni, pubblicando per 50 anni su quotidiani e periodici specializzati. Iscritto alla SIAE come paroliere dal 1967, ha pubblicato e inciso oltre 1000 canzoni dei generi più disparati. Da qualche anno è iscritto anche come compositore. Centinaia sono i concorsi ai quali ha partecipato come poeta e moltissimi quelli nei quali si è classificato al primo posto. Ha ricevuto la laurea honoris causa in lettere e filosofia all'Università Popolare Giuseppe Ungaretti di Napoli nell'87. Sue produzioni poetiche sono presenti in diverse antologie, alcune delle quali molto prestigiose. La critica si è sempre espressa molto favorevolmente nei suoi riguardi e molti lo ritengono uno dei migliori poeti napoletani. Il giornale, nel 2000, ha segnalato il suo come il nome del poeta più presente in internet e fino ad oggi questo suo primato pare non sia stato ancora superato da nessuno. Ha partecipato a spettacoli teatrali, esibendosi nella edizione di poesie insieme a Roberto Murolo e a Mario Maglione, e sue poesie sono state declamate da numerosi celebri artisti, tra i quali Paola Gassman, Tecla Scarano e Lucia Cassini. Ora le quattro poesie di Luciano Scarano. Il pianeta dei silenzi. Non esiste un altare senza croce su questa terra. I vulcani accesi urlano al vento, prematuri morti, con l'impianto di rabbia e impotenza. Eppure in mezzo al fango c'è il roseto e nei campi malati ancora il grano. Si alternano rosari di stagioni tra luci ed ombre, mentre nell'attesa si ascolta il canto. Coro universale con le parole di speranza, pace. Io da folle poeta ancora vivo tra fuochi a mare, di memoria scrivo cercando di inventare nuove galassie. Come un gabbiano volo all'orizzonte per trovare il pianeta dei silenzi. E sinfonia. Tra gli alberi e sinfonia il canto dei signori. Dalla persiana semichiusa filtrano i primi raggi sulla mia intimità. Tra le coperte sospiro la fragranza del mattino in caldi riverberi di sole. Polvere di luna. E mi bastò vedere l'albero nudo che in balia del vento pareva un crocifisso tremolante per capire la crudeltà del tempo nell'autunno, il mio limite umano della vita di fronte ad una maschera di gelo malinconica del rosso d'un tramonto negli occhi che guardavano le stelle, come un sogno interrotto all'improvviso, coperto da una polvere di luna.
Desiderio. Cerco un approdo, sia pure una spiaggia deserta, una mano, sia pure segnata dal tempo, da un piccolo sole mi aspetto il calore, il colore del giallo più vivo, con l'ombra nel verde, che possa ridare ai miei anni la lieve frescura di tenera linfa vitale, lontano dal male, lontano. Proseguiamo la serata parlando anche di quello che è l'impegno sociale di Katia Massaro, proiettando due filmati, e ci siamo pronti. Katia, intanto quindi due parole riguardo il tuo impegno sociale, ti presenti anche di due. Penso che ormai tutti sapete che io mi occupo della salvaguardia del mare e dei suoi abitanti. Non tutti sanno che a Ischia ci sono 7 specie di cetacei nel canyon di Kuma, dove mangiano, si accoppiano, fanno un sacco di capodori piccoli, sono nati quest'anno, abbiamo il delfino comune che è in via d'estinzione, insomma abbiamo tante di quelle specie di abitanti del nostro mare che vanno protette, ma purtroppo non tutti lo fanno, per cui io chiedo solo alle persone che hanno un minimo di sensibilità di aiutarci a salvaguardare la meraviglia di questo mare. Grazie. Thank you.
riconosciuto ma quale portato in origine, tutto in Liguria. Nemmeno lui sapeva di questo santuario e così ha deciso di andare a ristorarlo. Il santuario di Cenace protegge le spine e balene in un'area molto ampia, fino alle coste della Francia. A proteggere l'Italia dalla peste illegale e dall'inquinamento non basta per fermare la scomparsa di 25 minuti. Il vigile che ha portato in origine in barca gli ha spiegato che questi delfini stanno scomparendo più degli altri e che noi uomini pesciamo troppi pesci dai mari e così non c'è più cibo sufficiente per loro. Qui a Ischia abbiamo un'associazione che si occupa dello studio e la protezione dei delfini. Si chiama DEM. Tutti i giorni Monica e i ricercatori escono in barca alla ricerca dei cetacei. Lo fanno anche per proteggere i mari di abitanti. Che bello! Su questa parte i cercatori hanno tutte le spiegazioni necessarie per poter abitare, filmare e addirittura registrare i suoni dei delfini. E volete sapere che sono i suoni dei delfini? I canti, quali cetacei si avvicinano, i canti cominciano ad abbaiare. Sentite? Ecco, guardate, stanno arrivati. E quanti ce ne sono? Quando vedete un delfino, il cercatore di te, raccolgo notare su tutti gli avvistamenti. Con queste informazioni, loro devono sottocontrollo le condizioni di vita e di movimento di ogni branco di delfino. Ma purtroppo, nemmeno questa attività può garantire la sopravvivenza del delfino domino. Il santuario di Cenace ha partecipato in un campo estivo. Lo scopo di questo campo è divertirsi e imparare a conoscere l'ambiente. Sono andati a Rio Maggiore, un'incantevole cittadina delle Cinque Terre. Tra le varie attività, hanno anche esplorato i fondali marini vicino alla costa. L'hanno fatto in lungo e in alto, ma le delfini l'hanno visto anche d'ombra. D'altro i cittadini hanno spiegato loro che per noi si parte non bisogna mai avvicinarsi. Sono costretto, facciamo un applauso intanto. Sono costretto a interrompere per un po' sfide di tempo purtroppo, ma chiunque avesse interesse ovviamente ad approfondire, comunque si era finito, ma chiunque avesse interesse ad approfondire può rivolgersi ovviamente a Aria. Presentiamo ora altri quattro autori presenti nella nostra antologia, altri quattro artisti dal talento sicuramente indiscusso, di ciascuno di essi leggeremo, Katia leggerà una sola opera, che sono Virginia Morru, Alberto Liguoro, Liga Lapinska e Umberto Maselli. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri. Virginia Morru è una poetessa sarda che si è dedicata alla scrittura fin da giovanissima, fin da ragazzina. Alberto Liguoro, nostro carissimo amico, ex magistrato, procuratore generale, avvocato, da tempo si dedica alla scrittura in prosa ed anche in poesia. Liga Lapinska, come vi accennavo poc'anzi, è una poetessa lettone, ha tradotto lei stessa in italiano le sue poesie, liberamente interpretate poeticamente da altri autori del gruppo. Umberto Maselli è un poeta del luogo, nei suoi versi fa propri gli interrogativi e le questioni di importanti pensatori e filosofi occidentali e orientali. La parola di Moncati Massaro. Virginia Morru. Era sera ad ormeggi, vele immobili al vento ed io tremavo in approdi di possibile supporto. Orde di ragioni non sapevano di giardini pensili nel cuore
fioriti all'insaputa del rigore, e sull'acerbo andare sono pietre a siglare il corso al nostro passo. Si raccontava fiero, il giorno si spegneva in gloria in barbagli felici d'essere, felicità, circostanza suprema, con attitudine d'eterno. Ho spinto quella sera piano piano, come porta cigolante sul destino, e c'eri tu sull'orlo dell'istante a rovesciare tempo su di noi. Certi amori sommitosi di cellula divina replicano l'eterno e non lo sanno. Umberto Maselli, il fato e il destino. Poco prima che tutto sarà finito, sarò una stella come te, mio amato, e sarò immutabile nell'oscurità. Dietro a noi la materia, luce blu non visibile come niente, e tutto sarà per noi. Sei il mio fluido divino, aspro, amaro e dolce come la vita sei per essere. Non sei stato né sarai, saremo nel nulla introvabili, solo breve ricordo. Alberto Liguoro, sensualità. Nel cielo terso della notte, scorgere un punto tra le stelle più incerte che sia dell'universo, pur non appartenendovi, riflessi sul frusciante avanzare e ritrarsi della risacca tra i ciottoli della nostra gioventù. Lita la pisca. Sono solo un attimo. Tu non pensare di cadere in me, leggero come fiocco di neve, su una strada di marzo. Le colombe sono così simili stasera. Qualcuno forse ha le ali, altri hanno cieli, e sono fermi nel futuro tra orizzonti e limiti. Le città hanno volti luminosi, il volto della gente apre al futuro e il tempo pulsa dentro un orologio. E la luce degli anni scorre nelle strade vuote. Noi usciamo come uccelli la sera per osservarci, ascoltarci. Tu non pensare, la vita è così. Si può cadere sulla prima erba dopo il gelo come un cielo terzo di marzo. Prima di prenderci un attimo di pausa e concludere la prima parte, leggeremo le poesie di Bruno Mancini e di Roberta Panizza, che sono, rappresentano l'anima più profonda del nostro progetto e i due finiti principali, in qualche modo. Bruno Mancini e Roberta Panizza. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri. Bruno Mancini, segni. Prendi i pari desideri e sbagli, è aleato il sogno. Sbattono soli su scogliere in fiamme, rompono stasi, squadrano paesi, traguardi di vicoli e ghetti, di stagni e di betulle, curvi i bambini a leggere le sabbie, svolgiti, arrenditi, altro è sudare, altro è sommergersi, battono onde su scogliere ruvide. Non siamo stati insieme lungo la Senna, sui monti della follia, a passo di Tamigi in anni di malinconia, alla foce dell'Arno d'autunno. Canto elegiaco, canto di mare. Roberta Panizza, notte di deserti. Che gelido crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna. Scivola il suo canto antico, il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare. Qui c'era il sole.
ed è un sussurro di silenzi in lenta ascesa, il tepore lieve su questo inerte fiume d'onde. La terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. Concludiamo la prima parte di questo nostro incontro con un caro amico, un nuovo amico del nostro progetto. Io dovrei presentarlo, ma credo che quanto uomo di teatro si presenti benissimo da solo. Enzo Boffelli, un applauso. Buonasera, Ernesto Picone, mi manda al comune. Il sindaco mi ha detto di dirvi che vi saluta caldamente e affettuosamente. Sono stato scelto io, in quanto io sono risultato essere il primo classificato a concorso per vigili urbani stagionali di tutte le isole partenopee e non, Cuba esclusa. Ho l'onore quindi di rappresentare l'intero corpo dei vigili urbani stagionali, poiché al concorso ho ricevuto il massimo punteggio, la lode, e ad un certo punto il comandante si è levato in piedi e ha esclamato: guaglio, tu sei troppo ambusto, e mi ha cavato la palestra in gara, conferendomi così 5 ulteriori punti speciali dietro la testa. Sono stato, ho ripreso conoscenza 2 giorni dopo, dinanzi alla transenna sita in piazza degli Eroi, e ho pensato: uè, se ne è andato l'assessore, sì? Ho pensato, ma che ci faccio, carnazzo? Ma come affina ieri ci ha parlato con un motorino con paura, rota senza l'assicurazione, e poi resta a guardare. Guardate, quella la colpa non è mia, che l'è stata mamma. Poi ho sapito come vanno queste cose, che l'ha cominciato. Voglio, tu senza fare niente, non puoi stare giù, mi ci siamo fatta 10 e tu avrai che l'ha che ti mettere a fare. Ma come, io ci sono fino a morte, senza fare niente. È proprio come lo siete fatto vecchio, pigliamo e metto a fatica e diamo a parlare. Uè, vedi che non ci stanno i concorsi per i vicinini. Ma ho fatto, l'ha sempre detto, o vicinino non è cosa, sono intollerante, mi esce di bollo. Ah, tuo padre conosce a chi mi caffè i concorsi e ci ha parlato pure. Ma che vuol dire? Allora se papà conosceva a chi mi faceva i concorsi, può presidente della Repubblica, io ho presidente della Repubblica. Uè, a me non mi interessa, ho passato concorso, ho sbagliato la borsa, sai, te la picchi e te la faccio. La borsa, ma... Guardi, chi la borsa è la borsa, avete a fare concorso. Però, dice, mo faccio come ricco, io me la porto. Infatti non ho studiato niente, ho venuto prima a fare concorso, ma ci ha ritirato in 3 anni, ho schiattato con mio volto, se ando vicino a un parabrezza. Tanto è vero, quando la mattina ci è arrivato là, o corpo dice a scrivere in dalla stanza la cara pista la cuore perché c'è la mano. E dai la mano la mano, banga tu bunga tu banga tu bunga, come dite lo videogioco. Pigliai un foglio, ci ho detto mai non niente. Poi ero provato il giorno, a prima mattina, il sera tornetto, a votare l'unica così. Ho detto mamma fuori la porta, vedi che ti stanno chiamando dal municipio. Dice tu il loro, chi se hanno avuto foglio dopo corso, ma mi hanno chiamato io altri. Fammi correre là, facciamo per che si scende, tu resta là subito. Signor Picone, il comandante la vuole parlare. Ah, oh, certo, è finito il comandante, il po' visto che stava come dice. Poi c'è il comandante, signor Picone. Ernesto Picone! Oh, certo, che ha passato gli strecci. Lei è risultato essere il primo classificato al concorso per vigili urbani stagionali. Le mie congratulazioni! Voglio unire le comunicazioni. Ma non tanto l'ho fatto lo vicinino, no? Ma perché dico ci? Noi, uno io ho fortunato dall'invalidare la nostra. Ma, amico, te lo capitava che stai facendo
Aschettino, no? Stai facendo un superenalotto? Ma che stai facendo una bulletta? No, quando mi va a capitare che sto facendo un concorso da vicino? 126 risposte esatte, niente di meno che la si faceva una bulletta mi dava 35 minuti a poi aspetta la paletta da là, eccomi qua. Guardate, io proprio questo vi voglio dire. Io ormai poi l'ho fatto, questi 6 mesi li devo fare per forza, non posso fare a meno. Però la fedina penale non me la voglio scordare, molto non lo voglio fare. Perciò voi mi dovete fare un piacere. Quando voi mi aprite a me nei esami, no? Chiudete l'occhio, facete finta di fare gli automobilisti disciplinati, che ve lo prometto, con quando sono venuto questi 6 mesi, venga la consente, o il giacchettino, o il fiscaliere, porto tutto con la slitta della spazzatura e me la vado a Cuba. Qui, salutami l'assessore, sì? Ernesto Piccone, mandato dal comune, vi saluta e vi ricorda che il corpo speciale dei vicini urbani stagionali a vostra completa disposizione, 24 ore su 24, tutti i giorni, feriali esclusi. Assessore, i miei rispetti, Ernesto Piccone, a vostra completa disposizione. Mi sentite? Vi ringrazio, questo è un pezzo tratto da uno spettacolo che si chiama Violenzo, uno spettacolo interamente scritto da me con la regia di Edoardo Cocciardo, che a breve porterò in scena probabilmente all'Ischia Teatro Festival. Per chi non mi conosce, io sono Enzo Poffelli e da diverso tempo porto avanti insieme alle amministrazioni comunali dell'isola di Ischia la battaglia al teatro. Sì, come voi ben sapete, da 12 anni a Ischia è stato chiuso il teatro europeo, luogo di perdizione dove tanti giovani praticavano questa ignobile arte che è il teatro, e da allora a Ischia veramente non ci sono più strutture teatrali. E noi infatti lavoriamo al fianco dell'amministrazione comunale affinché i giovani a cui piace il teatro, affinché i giovani che vogliono avere, ecco, emozione al teatro non lo possano fare e possono restare ben protetti da quella che è questa arte così schifosa, così orripilante che è il teatro. Infatti Ischia è conosciuta a livello europeo per questo record. Infatti sono poche, quasi nessuna, le comunità mondiali con oltre 65.000 abitanti che non posseggono un teatro sul territorio. E noi siamo fieri della nostra amministrazione comunale, sei sindaci, diversi e tanti assessori che ci stanno regalando questo record, così tanto che ci fa tanto orgoglio, che tanto ci inorgoglisce, che tanto ci piace, perché a noi ci piace stare senza teatro, perché il teatro è una schifezza, chi va a teatro non capisce niente, chi va a teatro non si fa la cultura, a teatro si vedono strade cattive, a teatro si conosce veramente la vita cattiva. Perciò noi dobbiamo continuare a stare appresso alle amministrazioni comunali, dobbiamo seguirle perché loro in questa battaglia sono veramente bravissime, sono veramente da insegnare all'intero mondo per come stanno portando la battaglia avanti, la battaglia contro il teatro e contro tutte le forme di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti di tipo emozioni e risate. Buonasera a tutti. Adesso si conclude così la prima parte del nostro incontro, noi ricominciamo tra 10 minuti. A dopo. La parola al nostro caro amico, uno stimato cronista isolano di provata tradizione familiare, peraltro, il direttore di Digi Ischia, Gaetano Di Meglio. Eccoci qui, buonasera a tutti. Un appuntamento che mi rallegra questo perché continua dopo la bella esperienza di quest'estate a Miramare e Castello. Parlavo prima con Bruno che ci troviamo in qualche modo
a combattere nel silenzio più assordante di quello che possa essere l'interesse per la cultura sull'isola di Ischia. Ovviamente delle sei amministrazioni nessuna si è presa cura di questo progetto, possa essere grande, possa essere piccolo, possa piacere o meno, ma penso sia almeno per la stessa identità, essendo noi ischitani, essendo ognuno di noi portatori di un voto, alla stregua dello Zambognaro dell'iniziativa natalizia che possa essere la recita scolastica del figlio di qualcuno o più che altro lo Zambognaro che arriva a casa e che ci viene a suonare la litania di Natale sotto casa. Quindi oltre a registrare ovviamente ancora una volta la lontananza delle istituzioni e della politica rispetto a qualsiasi tipo di iniziativa che possa sia quella che nasce nelle stanze dei bottoni, siamo qui in qualche modo, almeno io sono qui in qualche modo a rendere omaggio a qualcosa che ha un forte timbro ischitano, come ogni cosa che oggi come di Ischia, ma prima come Goof e prima ancora come diciamo come Domenico Di Meglio style, almeno sono cresciuto sull'onda di mettere un timbro positivo su ogni iniziativa che abbia a che fare concentricamente sull'isola di Ischia. Vengo da una famiglia particolare, una famiglia che ha deciso di essere editore di un prodotto che non va oltre il mollo bevereo. Qualcuno mi chiama l'editore di casa mia, sì, sarò anche l'editore di casa mia, resto vicino, mi interessano soltanto quelle cose che fanno bene a chi vive su questo scoglio, non mi interessa andare oltre oppure essere letto oltre, e poi in qualche modo potrebbe anche essere quello un pensiero da poter condividere con la nostra isola ovviamente auguro la nostra isola di varcare molto molto presto altri lidi, altri confini per espandersi ovviamente, però mi piace pensare che questa iniziativa sia una di quelle tante iniziative che nasce su questo scoglio e si fortifica su questo scoglio e poi diventa grande come la fiamma di Policino, che poi diventa grande. Questa sera teniamo un'altra iniziativa che è nata su questo scoglio, che è una grande, come la Delfis di Katia, e qualcosa che mi piace pensare che siamo protagonisti di questa Ischia che esporta emozioni, esporta poesie, esporta cultura, esporta un po' qualcosa di buono che fa parte di un discorso di un'eccellenza che purtroppo gli altri rischi lo vogliono vedere soltanto nell'accoglienza, soltanto nelle camere degli alberghi, soltanto su alcuni segmenti, su alcuni profili. A me invece piace pensare che l'Ischia sia eccellente in tutte le cose che offre, dalla difesa del mare, alla cultura, all'emozione, all'informazione. Siamo una piccola isola, ma siamo una piccola isola che ci piace crescere e crescere come piace a noi. Grazie. Adesso la pittrice che già da molto tempo segue i nostri progetti e collabora, Annunzia Dalbardi, se vuole venire a dirci qualche cosa, siamo molto contenti. Allora, buonasera ai miei amici, siete tutti amici perché vi conosco e so quanto amate l'arte, quanto amate la poesia e quanta sensibilità ci sta nel vostro animo. Io la poesia mi sono accostata attraverso Bruno, attraverso anche altre associazioni e addirittura adesso scrivo anche poesie, mi sono proprio lanciata perché la pittura mi piace, ma ho trovato che la poesia è stata per e la poesia e la pittura camminano sullo stesso binario, la stessa voce di sentimenti che poi insieme procurano delle fortissime emozioni. Io quando opero in un quadro, innanzitutto sento poesia, sento anche musica, perché la musica è anche poesia, il teatro, tutto è poesia, innanzitutto l'uomo è poesia. Ma forse l'uomo non lo sa che è poesia e deve cominciare a scoprirsi, a guardarsi dentro, a cercare, perché solo così può scoprire un altro grande mondo, il mondo dell'interiorità, che offre tante bellissime
tantissime emozioni. Io amo l'arte, la storia dell'arte, dalle origini fino adesso, perché anche il segno dell'uomo primitivo, di chi ha fatto quell'incisione sulla pietra, per me ha un grande significato. E vorrei che tutti potessero e sapessero dipingere, perché dipingere fa bene all'animo, fa bene a se stesso e quando uno si sente bene fa bene anche agli altri. Bisogna provare, non esiste qualcuno che ci aiuti a riunirci per provare a capire che cos'è la pittura, che cos'è l'arte. Infatti all'isola come cultura, insomma, non è che ci sia, si va molto avanti. Si pensa al turismo, però il turismo, i turisti vogliono la cultura nostra poi, perché noi abbiamo tante cose da dare. I nostri pittori sono importanti perché è l'espressione dell'isola. È vero, vengono pittori da fuori, conosciuti così. Però l'espressione dell'isolano è diversa perché assorbe i colori, i profumi, la musica, proprio dell'isola. Noi siamo isolani, siamo attaccati a questo scoglio, sentiamo. E il nostro sentire è solo un urlo che non riesce ad arrivare. Quindi io adesso farò una mostra alla Torre di Michelangelo, per me è una grande emozione perché da tanti anni ho fatto la domanda al Comune ed è un sogno che si è realizzato. Solo adesso mi sto accorgendo che è una grande responsabilità e infatti sono un poco stanca perché da una settimana, oltre a vedere il panorama della torre che è un incanto, una torre che dovrebbe essere di tutti, aperta sempre, anche i cani e i gatti, diciamo. È meraviglioso sentirsi là, si sentono le voci degli antichi, si sente come se ci fossero dei fantasmi, non sei solo là, come quelle mura parlano, è bellissimo. Io ho avuto il coraggio di mettere le mie opere lì dentro. Tutte le opere non hanno un titolo, perché sono convinta che il quadro è sempre lo specchio di chi osserva. Io sono una, non voglio dire una pittrice, sono una che si diverte a creare con la materia. E mi piace il formale, il periodo degli anni 50-60, forse perché sono vissuta in quel periodo, lo sento molto più vicino. E ho scoperto che la materia è viva. E insieme con la materia noi operiamo e ci fa capire che il mondo è pieno di colori, non solo di colori ma soprattutto di amore. Venite a trovarmi, parleremo insieme e vediamo di scoprirci nel quadro. Tutti quanti insieme, sarà un bel abbraccio. Ti aspetto dal 2 al 9, dalle ore 15 alle ore 18:30. Io starò sempre lì e avrò gioia di vedervi perché voglio scoprire quello che c'è in voi per metterlo nei miei quadri poi. Finiamo la fine della serata, passiamo di nuovo la parola a Candia Massaro che ci leggerà due opere di Bruno Mancini e altre due di Roberta Panizza. Bruno Mancini. Un taglio alla fune del timone sobbalza come la trottola sulle molliche di pane. Si luce corda indefinita. Movenza soffice d'ora di sole. È vortice di fantasia di specchi. Se invece sei colpevole, mettisti, se sei colpevole fuggi e verso luci te ne fuggi ossessive, se sei colpevole premi, respiri e sangue t'annulli avvenendoti, tu mi rincontrerai, acerbi altari a lustrare indifferenti vuoti, a credere parole, a piangere sfide, a creare curvi colori, oscuri e matti, e a muovere in malinconie tossiche, più di un fumo giallo e denso. Ed io ti parlerò di cani e di animali, delle mie pallide alpe e di sconfitte di ore mai vissute di stelle. Ed io ti creerò bellezze e ti richiamerò ricordi, e la mia mente
lei ti accordi e spia. Innocente giovane apache, dalla lunga chioma di grappoli tua rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti, una notte di cielo deserto, deserto del cuore del deserto. Penserò alla tua malinconia, giovane apache, d'attesa e di passioni con occhi, memorie e memorie affastellate, sopra i fumi dei tronchi assopiti nelle notti di cielo deserto. Deserto come il cuore del deserto. Amerò gli sguardi squillanti, giovane apache, per la felice follia di silenziosi sorrisi, sorrisi all'ombra di tante chimere, dentro profumi dei tronchi spenti della mia ombra, ogni notte di cielo deserto, deserta più del cuore del deserto. Roberta Panizza, per sempre mio, scolpisci amore la pietra dei ricordi, al tuo volto anela smarrito sentimento, ti incontrerò nella piega del tuo tempo, dove immobili cuori dilatano secondi, verrò il tuo viso nell'uccichio di lacrime senza dolore, e sarai mio, nel brevissimo per sempre, dove l'ora scioglie i quando e i come. Cercando la rosa, tracciano scomposti sentieri pensieri di sabbia, il vento accarezza oasi di pietra sotto amori stellati. È così grande la notte, e intanto lontane conducono fiori al riparo lente carovane. Terminiamo con altre tre poesie. Molte delle poesie che abbiamo letto questa sera sono prevalentemente per far conoscere gli autori, perché in realtà le poesie che abbiamo inserito nell'antologia Ischia Mare Poesia sono quelle dei primi due autori presentati e che presenteremo di volta in volta tutte le sere a rotazione. Mentre invece ecco, anche queste poesie che verranno lette sono poesie di antologie precedenti. Gli autori che presentiamo sono Sasha Savastano, che tra i suoi mille interessi è anche quello della poesia, Franco Carise, autore del luogo, che anche lui tra un impegno lavorativo e l'altro si dedica alla poesia, e Clementina Petroni, che anche lei tra le sue mille attività culturali nel Castello Aragonese ha anche modo, oltre che di dipingere, anche di scrivere poesie. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Sasha Savastano di Franco Carise, poi Clementina leggerà la sua poesia. Di Sasha Savastano, prigioniero. E chiamami prigioniero del mio male, dolce, ineffabile, infinito terrore. Tienimi stretto in una morsa esiziale. Non scapperò, non fuggirò dal dolore. E urla l'invincibile la condanna infinita. Dileggiami, mangiami, ridi sguaiato. Dal profondo del labirinto della vita, il vagito solenne di un uomo mai nato. E guardami bruciare nel tuo inferno incoerente. Consumami, prendimi, godimi ancora. E provo mille morti ad ogni istante,
il pianto ridente di un incolore aurora, e ricordami dunque, essenza dell'oblio, sparuto, triste, di me stesso prigioniero, non tenermi serrato nella stretta dell'addio, e sarò sempre solo un sogno in bianco e nero. Franco Carisi, autunno, e con il rumore del respiro del mio cane e tra il fumo dell'ultima sigaretta accesa, la musica della pioggia che mi spalma i pensieri, il buio di un altro giorno che finisce, la noia di un risveglio uguale a ieri, le mie fantasie fatti di voli e boschi da attraversare e vivere e silenzi da amare. Sono lo specchio della mia anima in tumulto. La noia di domani sarà uguale a quella di oggi. Grazie, grazie a voi. Allora, in effetti questi brevi versi li ho scritti un po' piatti, mi potrei dire, perché c'è un angolo del castello dove c'è un muro antico, no? C'è una gradinata, io molto spesso quando scendo da quelle parti noto che c'è un profumo particolare, ce ne sono tanti di profumi là intorno al castello, però questo qua è particolarissimo. E quindi tutte le volte che mi sono fermata là avevo delle emozioni, delle sensazioni molto molto particolari, perché un giorno, ecco qua, mi ci sono messa là, mi sono fermata e mi sono venuti in mente questi brevissimi versi. Allora, profumo di eterno. Ecco, voglio dire, ecco, annusavo proprio vicino a questo muro antico, come i cani annusano qualcosa, proprio perché per sentire questo profumo forte, penetrante. Allora, profumo d'eterno. Profumo di eterno, nell'aria annuso, là sui gradoni dove c'è il vivo. Giochi d'ombra, la sera danzano, sulle mura che il tempo scolpisce. Il silenzio è compagno nella notte che accende le stelle e placa la mia inquietudine. Ecco, la serata si conclude qui. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, gli ospiti, Gaetano Di Meglio, Nunzia Zambardi che ci ha parlato molto bene di pittura e poesia, Katia Massaro che gentilmente ha letto le nostre poesie dando loro il valore intrinseco che hanno, e Sasha Savastano e Enzo Boffelli che ci ha deliziati con il suo intermezzo di cabaret. Ringrazio tutti voi anche presenti e spero di ritrovarvi nei prossimi appuntamenti. Grazie a tutti. Adesso è finita, andate in pace. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. C'eri tu. Un saluto ed un arrivederci dalla Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Po. La tua voce era una Vivicentro TV. L'amore insieme a te. Lucia Annicelli. Era una musica. Bruno Mancini. Intensa, dolce, piena. Roberta Panizza. Antonio Mencarini. Una volta c'eri tu. Luciano Somma. E se ci penso mando tutto all'aria. Nicola Pantalone. Anche se so che ormai Katia Massaro. Volta nella mia vita Nunzia Zambardi non ritornerà un
una Sasha Savastano, Enzo Boffelli. Si augurano che abbiate trascorso una piacevole serata con le poesie e gli artisti dell'antologia poetica Ischia, Mare e Poesia.